Lucia si alza tutti i giorni alle 7 del mattino per fare colazione. Va in bagno e si lava, si cambia gli abiti, prende la sua auto e si dirige al suo negozio in città per alzare la Claire. Tutti i giorni tiene pulito il suo negozio perché Lucia sa bene che un negozio sporco è un cattivo negozio. Tutti i giorni Lucia, finita l'ordinaria manutenzione, fa presenza nel suo negozio guardando passare la gente dalla vetrina, perché una figura presente con costanza in negozio è un'attività che attira clienti. Tutti i giorni alle 12:30 Lucia riabbassa la Claire e va a pranzo a casa per tornare e riaprire il negozio alle 15. Tutti i giorni chiude il negozio alle 19 e va a casa dalla sua famiglia. Lucia prepara la cena, guarda un po' di televisione e va a dormire perché il giorno dopo ci si alza presto per ricominciare una giornata di lavoro. Lucia ha fatto bene il suo lavoro secondo te? Ora, per davvero, metti in pausa il video e scrivi nei commenti qui sotto cosa ne pensi della storia di Lucia. Pensi sia una storia corretta per il suo business? Credi che la sua attività vada a gonfie vele facendo così tutti i giorni? Sul serio, metti in pausa e scrivi nei commenti. Io ti aspetto. Devi sapere che in realtà Lucia gli affari negli ultimi anni non vanno granché bene e non riesce a capire il perché. Si chiede: perché, seppur abbia sempre fatto così, negli ultimi anni la mia attività stia calando il giro di affari? In cuor suo sa di aver fatto tutto quello che poteva e doveva fare, perché in fin dei conti ha sempre fatto così. Perché allora non gli gira più come si aspetta? Ascolta quest'altra storia in un futuro alternativo in cui Lucia si alza tutti i giorni alle 7 del mattino per fare colazione. Mentre va in bagno per lavarsi e cambiarsi, accende il suo cellulare per scaricare la posta elettronica con le richieste dei suoi clienti che, nella notte mentre dormiva, gli hanno scritto interessati. Prende la sua auto e si dirige verso il negozio in città per alzare la Claire. Tutti i giorni tiene pulito il suo negozio perché Lucia sa bene che un negozio sporco è un cattivo negozio e tutti i giorni fa una foto al suo interno per pubblicarla sulla sua pagina social, accompagnato da un concetto strettamente legato alla sua categoria professionale. Tutti i giorni Lucia, finita l'ordinaria manutenzione del negozio e la gestione dei social, fa presenza nel suo negozio guardando passare la gente dalla vetrina perché una figura presente con costanza nel negozio è un'attività che attira clienti. E invece di girarsi pollici, scrive contenuti sul suo sito web provenienti dalle analisi fatte la sera prima. Lucia, tu pensa, riesce anche a scrivere più di un contenuto al giorno, così da portarsi avanti nel lavoro della settimana. Tutti i giorni alle 12:30 Lucia riabbassa la Claire, va a pranzo a casa e dopo mangiato analizza mentalmente le domande e le obiezioni che i clienti in mattinata gli hanno fatto per preparare delle risposte a suo vantaggio e pensare a dei nuovi testi da pubblicare sul suo sito per tornare e riaprire il negozio alle 15. Tornata in negozio, risponde nuovamente alle mail dei clienti interessati ai suoi prodotti esposti sul suo sito web. Gestisce le richieste che gli arrivano dai suoi canali social, prepara i pacchi da spedire ai clienti che hanno ordinato via internet e tutti i giorni chiude il negozio alle 19 per andare a casa dalla sua famiglia. Lucia prepara la cena e mentre guarda un po' di televisione si appunta a cosa è necessario approfondire come contenuto dei suoi prodotti che dovrà scrivere la mattina seguente. Va a dormire perché il giorno dopo si alza presto per ricominciare una giornata di lavoro. Quindi tu non hai tempo? No, semplicemente non stai comprendendo che oggi lavorare significa anche effettuare tutte quelle attività necessarie ad attirare i tuoi clienti. E inoltre non stai assolutamente ottimizzando il tuo tempo e stai ignorando letteralmente le potenzialità
che internet è in grado di offrirti. Se gli dai in pasto contenuti di qualità, il tuo sito web è in grado di lavorare al posto tuo quando dormi, quando stai male, ma allo stesso tempo quando stai bene, quando magari sei troppo occupato per poterti gestire del sito, attirando così persone interessate alla tua professionalità che vogliono darti il loro denaro invece di consegnarlo nelle mani della tua concorrenza. Ma per attivare questo meccanismo devi per forza di cose dare delle buone motivazioni ai tuoi clienti per venire effettivamente da te tutti i giorni. Sto dicendo che Lucia nella sua prima storia sbagliava? No! Negli anni 90 non sbagliava. Devi realmente comprendere che negli ultimi 15 anni internet si è trasformato in uno strumento risolvi i problemi, dove la gente cerca soluzioni. E se tu non ci sei, e se tu non ci sei con costanza, nessuno capirà il perché dover venire da te. Nessuno ti contatterà se non gli dai un buon motivo per farlo. Anche se il potenziale cliente ce l'hai a pochi metri di distanza, nella stessa città, contattami sulla mia pagina Facebook di Locotech, scrivimi un'email al mio indirizzo di posta elettronica, oppure scrivimi direttamente nei commenti sotto questo video per avere una consulenza gratuita a te dedicata su cosa dovresti iniziare a fare oggi per sfruttare appieno le potenzialità di internet. Papà Cassano, raccontaci una storia! Anche due storie!